Mazza. Vai. Voglia. Beh, questa è la piccina. Questa era un po' più grossa. Due. Vai. La spada mi fa male, ce la fa più, mi doveva la spada portare io. No, finisci. Grande, eccolo. Essi comp. Qui uomini veri, nudi e crudi, senza guanti. Mazza, spezzato lì, guarda. Sì. Fatto presto io, eh. Te hai fatto presto, sì. Gran coltello però questo, eh. È una bomba. Il bello è che dopo che ci hai lavorato per un po', e fa ancora peli, sì, di sicuro, sì. Anche ora. Sì, sì. È bello affilato, sì. Fregato quel pezzo lì. E fa, tagliane un altro pezzo. Levatici due rami. Levati il ramo sotto anche. Aspetta un attimo. Mazza. Una bomba. Sai, è grossa, è 10 pollici, spesso 7-8 mm. È una bomba. Prova quello di Dennis, vai. Avete presente il ceppo per i coltelli in cucina? Ecco, questo è quello da uomini. ma lì ci sto un'ora. Abbiamo visto anche me lo mangia. È più piccino, eh. Non è un paragone fra due coltelli uguali. Guarda come va. Quello quando lo fece ci avevo fatto un pensierino anch'io. Guarda come va.
boia. E questo non è 10 pollici, eh? Questo quanto sarà? 7? Sì. Un 7, ragazzi, era un tronco quello lì, non era un legnettino. Questo è un 7. Scusate se è poco. Si comporta bene anche lui. Quelli la massa c'ha ragione più facilmente, il mio le porta via con un colpo solo, ma perché pesa di più, pesa tanto di più. Comunque lo Sleipner è lo Sleipner, eh. Questo è di Dennis Mura, questo l'ho fatto io. Bello, complimenti per la presa perché è un bel coltello, quello lo volevo prendere io quando lo prese Dennis. Poi se ne trova altri. Se ne trova altri, dai. E va. Insieme, dai. Là. No, c'ho il palco, c'ho due, la tua foto è quella. Dio, la metto in giù. Ecco la storia. No, non importa, basta che la sforzi a mano. Così? Sì, sì, così oppure la metti in giù. Ballerina, così. Tu basta girare questo qui, perché l'hai, cos'è? Aspetta, così non mi riesce. Vai. Ah, questo avete già visto. È il Patroclo, sempre anche questo di Dennis Mura. Questo c'ha il manico molto piccolo, quindi è un coltello che di solito uso per lavori più di fino, però anche questo non va male, eh? Considerando che questo è un 5 vicino. Qui ci vorrebbe tanta pazienza. Ma anche questo è un coltello che va di lusso. Questo è più adatto a lavorini più piccoli. Questi trucciolini qui per fall'esca vanno benissimo. Io di solito mi portavo questo e questo. Facciamo un esperimento. Tenete presente che questo segaccio costa 8 euro, eh? Non sono centinaia di euro di coltello. Il taglio viene pulito, se ce la fa una costruzione, non è come tagliarlo col coltello.
ci ho messo di meno, ho durato meno fatica e ho speso meno soldi. Quindi il segaccio, io avevo preso l'abitudine di dire sempre mai uscire senza segaccio e ve lo confermo. In caso d'apocalisse zombie, se non ci avete un segaccio, siete fottuti. Break. Break, vai.